Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. In collaborazione con l'accampamento di San Donato Milanese, l'uomo che ha passato la vita nella porcheria. Detentore di una delle giostre più in voga degli anni 90. Zingaro, voglio vivere come te. Andare dove mi pare, non come me. L'uomo che ha la casa con le rotelle. Lui è Zlatan, il Sinto. Zingaro, senti l'ossido di che sa. Buonasera. Tesco, come posso aiutarla? Ciao, prendo il tuo nome così almeno adesso non mette giù più. Bella. Io non metto mai. E lei è? Io, mio nome è Zlatan Orej. Zlatan, mi dica. Allora io ho del problema, io ho bisogno dei 100.000 euro. Lei ha bisogno di 100.000 euro? Sì, devo fare del finanziamento, perché devo comprare del Ferrara, che mia moglie vuole del Ferrari. Senta, ma lei ha il conto in Unicredit? No, non ho del conto in Unicredit. Per avere un finanziamento in Unicredit è necessario avere un conto in Unicredit. Ok, ma se tu mi dici che documento serve, io faccio preparare da mio cugino che fa dei documenti. Le serve una carta d'identità? Allora, carta d'identità, che nome devo mettere? Il suo. Se lei apre un conto a se stesso, ci vuole. No, io ho paura, capito qual è il problema, che magari io del straniero, no? E a me non danno dei soldi. Io faccio fare delle carte d'identità di un calabrese, no? No! No, deve fare, se lei ha il conto lo apre a se stesso e il finanziamento lo ottiene lei. Ok, dai, carta d'identità, poi busta de paga, giusto? Busta paga. Ecco, busta de paga, io devo capire una cosa, quanto per avere 100.000 euro, no? Sì. Quanto devo dichiaro? Deve avere la sua busta paga, ma... Sì, ma no, tu dimmi quanto deve dichiaro che io scrivo. Non c'è un quanto da decidere. Per far passare 100.000 euro, quanto devo 5.000? Deve avere semplicemente la busta paga e basta. Parliamo da uomo a uomo, tu ti piace del figo, quindi sei uomo, no? Allora, se tu mi dici che io devo dichiaro 6.000 euro, io chiamo del mio cugino che fa di tutto, dei documenti. Pronto? Perché sì, mette giù? Lei chiama suo cugino per poi fare la documentazione. Quanto devo dichiaro? Faccio 6.000 euro? 6.000 euro di busta paga, va bene? Mi passano dei 100.000 euro? Ma guardi, io non ne ho idea perché non faccio la consulenza sui prestiti, le sto solo dicendo quali documenti dovrebbe avere per ottenere un prestito. Allora, busta paga da 6.000 euro, ok? De carta d'identità tu dici allora che va bene anche del nome straniero, no? Assolutamente sì, perché saremmo dei razzisti se non permetteremmo un prestito. Appunto, ma tu sai quante difficoltà io trovo nel vivere nel vostro paese, no? Nel vostro, siamo un unico pianeta, quindi non... Ma tu quello che dici ci crede? Io credo in tutto quello quando che... Quando vedete Negretto in giro tu non dici che è arrivato Balotelli, no? E dici queste cose? È arrivato Balotelli, ma no, perché? Perché c'è gente che la fa, capito? C'è in giro di stupidità. Ma perché non parliamo del prestito? Perché vuol parlare di fenomeni razziali? Perdonami. Allora, torniamo al prestito. Io ho bisogno di 100.000 euro, ho bisogno di queste cose, quindi tu mi dici la busta paga e carta d'identità, quindi... Carta d'identità metto del nome de straniero, allora. Aspetta che prendo appunta. Prego. Punta. Viva. Metto tipo di arabo. Sì, ti faccio lei. Ah, non sai neanche il nome? Okay. Come che si chiama? Ibrahimovic. C'è tua amica che mi prende per culo, no? Ti hai sentito, Zlatan Ibrahimovic. Mi stai già più simpatico dei due teste del c***o del tuo collega, sincero. No, mi scusi, ma non facciamo così, parliamo di prestiti invece. Sì, infatti. Allora, carta d'identità metto un nome straniero, quindi metto Abdu Karaf, ok? Che ride? Ma voi fate de orgia dentro là del call center, non fate de prestito. Orgia. Fate de divertimento. Volete qualcosa per de divertirvi? Io ho de sostanza. Ascolti, allora, busta paga, carta d'identità e codice fiscale. No? Ok, poi cosa devo portare? Il codice fiscale deve avere. Codice fiscale, che deve essere uguale a quello di carta d'identità, no? Quindi... Ogni carta d'identità ha il proprio codice fiscale. Ma tu hai capito, no? Io faccio le cose a umma umma. Parle umma umma a mamma. A mia mamma tu parla. Ho detto, le può fare come vuole le cose, l'importante è che ha un codice fiscale. Non cominciamo di offendere di mamma, eh? E io simpatico, allegro, ma io un attimo faccio boom boom, capito? Ma mi sta minacciando per caso? Io non minaccio, io faccio del fatto, capito? D'accordo, va bene. Ok, e grazie tanto te so che sei Francesco, ma piace il tuo nome, come De Santo, no? Ma questo lo dice lei, però... San Francesco, l'uomo che parlava di uccello, no? Allora, codice fiscale, carta d'identità e busta paga. Poi deve scegliere un'agenzia. Ok, io sono di Milano, cioè io da San Donato, dimmi dov'è da vicino che domani vado? Allora, Milano, un attimo solo, Piazza San Babila. Piazza San Babila del centro di Milano, no?
Sì. Ok, quindi l'anus poi deve anche fare del rapino. Sì. Ma se io a te ti do tipo di qualcosa, no? Ti do del 20%, tu riesci a farmi passo de prestito? Non diciamo fesserie, per favore. Arrivederci. È cambiato mondo, non c'è più de italiano che si fa corrompere. È vero. Zlatan in the room. Tranne i politici, quelli sono rimasti tali e quali a 60 anni fa comunque. Scusa Zlatan, prova il più albergo Trivulzio a Milano, magari qualcuno ti aiuta.